Buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione. Mi presento, sono Mirko Vanini, sono un MVP nella parte di sviluppo Windows. Oggi di cosa parleremo? Parleremo di tutti quei trucchi e diciamo, accorgimenti che ci portano ad avere una produttività maggiore durante il nostro, diciamo, durante la nostra giornata di debug sulla nostra applicazione .NET. Le slide saranno poche perché il tempo è poco e sarà una sessione quasi totalmente live. Bene, partiamo decisamente con alcune precisazioni. Tutti noi spendiamo il nostro tempo, diciamo, parecchio il nostro tempo della nostra giornata diciamo, nelle attività di debug. Vi riporto solamente due citazioni che mi sembrano significative perché sottolineano quanto importante sia, diciamo, questa attività. La prima è di Brian Carnegie, che è uno dei due papà del linguaggio C, che dice molto molto semplicemente: se non sei stato intelligente quando scrivi il programma, essendo la parte di debug doppiamente difficile, come puoi pensare di essere intelligente nella parte di debug? Che è abbastanza ironica. La seconda, che è un po' più fine, è di un ricercatore Wilker, un ricercatore inglese, papà dell'amico programmazione, che dettando, diciamo, le basi dell'amico programmazione si è accorto che non era così semplice scrivere programmi e che gran parte della sua vita l'avrebbe spesa poi nella ricerca dei bug e degli errori fatti nella parte di programmazione con i vari strumenti di debug. Quindi, tutte le attività di debug e gli strumenti che abbiamo sotto il naso sono molto importanti e ci possono, possono cambiare in modo drastico diciamo, la nostra produttività. Visual Studio offre una moltitudine di strumenti di debug più o meno conosciuti. Oggi vi porterò partendo dalle cose più ovvie e addentrandomi sempre di più negli strumenti che magari sono meno conosciuti. Quindi, questi sono più o meno i punti che vorrei toccare durante la presentazione. Non so se li recupererò, se riuscirò a coprirli tutti, ma partiamo, che il tempo è molto molto limitato. Bene, partiamo direttamente in Visual Studio. In Visual Studio abbiamo due applicazioni molto molto semplici. Il fine ultimo non è quello di spiegarvi il codice, ma il fine ultimo è quello di spiegarvi quali sono gli strumenti che abbiamo sotto il naso e che possiamo utilizzare tutti i giorni. Partiamo dalle cose basilari, dopodiché, come ho detto precedentemente, ci entreremo diciamo, nei tools, quelli un po' più nascosti. Allora, in questo caso ho due applicazioni, una console application fatta in .NET Core e un'applicazione WPF fatta in full framework. Come tutti sappiamo, io posso settare il progetto di default con il tasto destro, fare set as a startup project e farlo partire direttamente. Non tutti sanno, molto probabilmente, che posso far partire entrambi i programmi in contemporanea. Questa è un'opzione che è disponibile sotto le proprietà della solution, in cui posso decidere se quando premo F5 qual è il progetto che partirà, oppure se posso se voglio far partire uno o più progetti. Ok, partiamo direttamente con il debug molto molto semplice di questa applicazione. L'applicazione è fatta veramente, veramente in modo basilare, non ha pattern NVDM, ma è tutto code behind. Questo perché l'attenzione è spostata solo esclusivamente sugli strumenti di debug e non sulla infrastruttura del codice. Faccio partire questa applicazione e diciamo, in questa videata dovrei vedere un messaggio di saluto con mio nome e cognome. Noto subito che c'è una cosa che non mi torna, che sono l'uguale davanti nome e cognome. Quindi molto probabilmente c'è un bug e quindi vado a cercarlo. Faccio partire l'applicazione ovviamente con un F11, okay, che è lo shortcut di Step Into. Non ho scritto io l'applicazione, quindi vado a vedere cosa succede. Vedo che
la label viene inizializzata nel costruttore della finestra e vedo che il context della finestra è già sbagliato. Quindi molto probabilmente una di queste due funzioni, la getFirstName o la getSecondName, contiene il bug. Cosa faremo? Faremo sì, ok, mi stanno chiedendo di mettere il background bianco, un attimo solo che cambio lo sfondo, in modo che sia più leggibile. Ok, spero che vada meglio. Nel normale funzionamento cosa dovrei fare? Dovrei fermare il programma oppure andare dentro getFirstName, vedere cosa fa getFirstName, mettere un breakpoint e cose di questo genere. Sono come in debug, la cosa che posso fare direttamente è quella di spostare l'esecuzione del programma facendo molto semplicemente il tasto destro e impostare il set next statement. Questo cosa fa? Praticamente sposta l'esecuzione del programma alla riga 30. Non è un time travel debug, ma semplicemente sposta l'esecuzione del programma. Io posso prendere posso fare questa azione o tramite il tasto destro del menu contestuale oppure trascinando la faccettina d'esecuzione direttamente sulla riga interessata. Questa cosa ha fatto? Ha spostato l'esecuzione del programma senza interrompere il programma stesso. A questo punto io cosa dovrei fare? Dovrei andare dentro getFirstName o getSecondName per vedere cosa succede. Dalla versione 2015 in avanti io posso fare una cosa di questo genere, faccio un F10 e fisicamente nelle finestre di auto, un attimo solo che ingrandisco la videata, mi viene riportato, se si vede, mi viene riportato automaticamente qual è il valore di ritorno della chiamata di getFirstName, qual è il valore di ritorno della chiamata getSecondName e qual è il valore di ritorno di concat. Questo senza che io abbia messo dei rewatch o quant'altro. La stessa cosa io posso ottenerla o nelle finestre di auto o nella finestra di local, oppure se io nella finestra di watch vado a scrivere il valore return value, la variabile return value che punta al primo valore di ritorno sullo stack, la seconda cosa è return value 1 e via di seguito. Ok? Questo cosa mi permette di fare? Mi permette di vedere qual è la funzione che sbaglia. In questo caso tutte e due le funzioni tornano un valore che non è, diciamo, quello che mi aspetto. Quindi cosa posso fare? Sempre senza interrompere l'esecuzione del programma, posso, come ho fatto precedentemente, fare scusate, sposto questa finestra. Posso automaticamente spostare, manualmente spostare l'esecuzione del programma e a questo punto io posso andare o con F11 che è il step into, posso andare dentro getFirstName, vedere cosa fa getFirstName e poi andare dentro getSecondName. Oppure DisaStudio mi dà la possibilità di dire, mi posiziono sulla riga e mi dice qual è la funzione in cui vuoi andare dentro? In questa riga hai quelle chiamate getFirstName, getSecondName e concat. Qual è la funzione in cui vuoi entrare? In questo caso posso dire, ok, voglio andare dentro getFirstName. Automaticamente lui cosa fa praticamente? Mette dentro quello che viene chiamato one-time breakpoint. Cosa viene eseguito dietro le quinte? Viene messo alla riga 34 un breakpoint, l'esecuzione del programma viene ripresa, il breakpoint viene colpito, si dice in gergo che viene colpito, e automaticamente viene eliminato. Questo lo fa in automatico Visual Studio. E quindi io posso tranquillamente, senza mettere dentro manualmente i breakpoint, utilizzare le funzionalità che mi mette a disposizione Visual Studio. Entro con getParameter dentro la funzione getParameter, vedo, guardo la funzione e mi accorgo che molto probabilmente l'errore ovviamente è cablato,
è in questa riga qua. Altra funzionalità molto molto utilizzata durante diciamo, la giornata di debug è Run to Cursor, la funzione Run to Cursor Ctrl F10 o dalla versione 2017 tramite questo smart tag io posso, premendolo, chiedere a Visual Studio di eseguire il programma fino alla riga 64 e alla riga 64 fermarsi. Anche in questo caso cosa viene fatto? Viene introdotto un one-time backpoint, questo one-time backpoint viene colpito e viene eliminato diciamo, in automatico da Visual Studio. A questo punto sto vedendo che ovviamente la stringa che viene ritornata è una stringa sbagliata, posso modificare il programma, okay, rieseguire il programma, ok, qua c'è un problema di compilazione, non è riuscito a ricompilare il programma. Cosa succede? Succede che l'edit continua e non ha funzionato. Non ha funzionato perché? Perché molto probabilmente ho introdotto un errore. Quindi ritorno indietro e metto la riga in questo caso. Niente, non è riuscito a ricompilarlo. Quindi quello che volevo farvi vedere è l'edit continue, in questo caso non ha funzionato. Ok, ritorniamo indietro, facciamo così e vediamo il perché. Sto ricompilando, sto ritornando lì dentro, faccio un F5, in questo caso l'errore poso più 1, faccio un F10 e niente, non riesce a ricompilarlo. Ok, passiamo oltre. In questo caso ho modificato il programma, sono arrivato a questo punto, ok, ho verificato che questo era il problema e ritorna esattamente il codice che mi aspettavo. A questo punto io posso o continuare l'esecuzione del programma oppure anche in questo caso vedendo il call stack io posso a questo punto o decidere di uscire dall'applicazione tramite F10, F10, F10 oppure utilizzare la funzione di step out. Step out cosa fa? In automatico ritorna diciamo, al livello superiore del call stack. Esattamente nella riga in cui è stata invocata questa istruzione. Quindi facendo step out, io ritorno in automatico sul get first name nella riga in cui è stato chiamato get parameter. Anche in questo caso cosa viene fatto? Viene inserito sempre il classico one-time backpoint che viene messo dentro, colpito e tirato via da Visual Studio e così fino ad arrivare diciamo, alla funzione che mi interessa. Questo è uno dei metodi. Il secondo metodo è quello di utilizzare la chiamata call stack, utilizzare la finestra che mi riporta il call stack. In questa finestra io cosa posso vedere? Posso vedere quali sono, diciamo, quali sono le chiamate e la gerarchia delle chiamate che sono state fatte. Non tutti sanno forse che io posso all'interno della finestra call stack anche invocare il punto di ritorno. Se io gli dico run to cursor, cosa fa praticamente? Gli dico ritorna al main Windows e ritorna all'esecuzione fino a quel punto lì. Lui cosa fa dietro le quinte? Come sempre, mette dentro un one-time breakpoint e mi porta diciamo, nel punto specifico. Quindi, vedendo cosa è stato fatto dietro le quinte, vedete che adesso la stringa funziona. Benissimo, passiamo oltre, passiamo all'altro spunto. Lanciamo questo. Allora, qua cosa sto utilizzando? Sto utilizzando le funzionalità di invocazione del debug che sono disponibili all'interno dell'ambiente di Visual Studio e del linguaggio ovviamente C Sharp, ma non solo del linguaggio C Sharp. In questo caso cosa gli sto dicendo? Alla riga 83 gli dico attenzione, programma, hai un debug attaccato? Se hai un debug attaccato cosa fai?
entri ovviamente nell'istruzione if, nel blocco if, buttami nella finestra di debug questo log, quindi nella finestra di output vedo il mio log che ho, diciamo, richiesto, che è questo qua, e ecco qua, e nel frattempo cosa dici? Io ho detto fermati in debug, quindi questa istruzione, questa, diciamo, modalità è molto utile nei scenari in cui io sto eseguendo un programma. Scenario tipico è quando che sto eseguendo un programma in modo randomico si verifica una certa situazione. Questa situazione non è prevedibile quando viene, diciamo, si verifica, e voglio agganciare o fermarmi in debug quando questa situazione si verifica. Tipicamente quando una variabile viene sorta in scritto, oppure quando un reference type che mi aspetto è null o cose di questo genere, e non riesco a trovare il caso in cui venga fatta, diciamo, venga generata questa condizione. E questo è molto utile per dire: attenzione, lancio il programma all'interno Visual Studio, e Visual Studio, quando si verifica questa, diciamo, questa condizione, viene notificato tramite questa istruzione che ferma l'esecuzione del programma e passa il controllo al debugger se c'è un debug attaccato. Attenzione che dietro le quinte questo cosa fa? Come fa a fare questo? Usa praticamente al suo interno, viene fatto il fire dell'interpretare. L'interpretare cosa fa? A livello di macchina, invoca il debugger, .NET cattura questa, diciamo, questa richiesta, e la cattura tramite un'eccezione. L'eccezione viene, ovviamente, non viene portata quando c'è il debug attivo, ma viene catturata da Visual Studio e vengo notificato e vengo svegliato tramite il debug che si ferma, e si ferma esattamente nella riga che vi ho detto. Altro caso tipico, questo è nello scenario in cui io posso debuggare all'interno di, diciamo, di Visual Studio. Ci sono altri scenari in cui il comportamento dell'errore che stiamo cercando non si verifica all'interno del debug, ma solamente quando il programma sta funzionando al di fuori di Visual Studio. Questo è abbastanza tipico. Perché? Perché ovviamente Visual Studio, come tutti gli altri debugger, mette dentro delle sonde di prologo e di epilogo solo in chiamata, in modo da tenere traccia dell'esecuzione del programma stesso, rallentando quindi anche l'esecuzione del programma e alterando quelle situazioni, magari di race condition o altre situazioni strane, in cui posso incappare in errori che sono randomici. Su questo mi viene d'aiuto l'istruzione che vediamo qua sopra, che è debug.launch. Questo cosa significa? Cosa fa questa funzione? Questa funzione, in ogni caso, con questa funzione posso invocare al di fuori di Visual Studio l'esecuzione di un debug. Se io ricompilo il programma e eseguo il programma al di fuori di Visual Studio, e lancio questa istruzione, avete visto cosa viene fatto? Come vi dicevo prima, praticamente l'istruzione di richiamo del debug tramite l'interpretare invoca l'esecuzione del debugger, e in questo caso .NET cattura questa eccezione e mi permette di dire e mi permette di scegliere quale debug, se eseguire il debug dell'applicazione che ha chiesto il richiamo di un debug, oppure se fermarmi. In questo caso posso dire: guarda, puoi o far partire una nuova istanza, oppure usare l'istanza che già ha il codice. Se io utilizzo questa istanza, faccio OK e magicamente mi porta nel punto in cui è stato richiesto il debug. Attenzione che in questo contesto io ho tutto. Nel senso che ho la call stack, che ho la variabile, tutte le variabili e quant'altro. E questo è
fondamentale negli scenari in cui non riuscite a replicare il problema all'interno di Visual Studio, ma solamente eseguendo il programma in modalità standalone. Come tutti sappiamo, la risoluzione del problema si suddivide in due fasi: isolamento dell'applicazione e diciamo workaround o fix. Già poter isolare o replicare in modo diciamo ripetitivo un problema si è già arrivati alla metà dell'opera, e questo è uno degli aiuti che mi dà ovviamente diciamo, Visual Studio, il framework che c'è dietro le quinte. Altra considerazione che posso fare in questo frangente è l'utilizzo dei debug asset. Il debug asset cosa fa? Mi tira su un'eccezione se io la faccio continuare, faccio una cosa di questo genere, asterisco le tre righe che abbiamo fatto precedentemente e mi metto in breakpoint sulla riga 91. Faccio ripartire il programma. A questo punto, lui cosa va a fare? Ok, sono qua, tiro via ovviamente il breakpoint di prima. Lancio la parte demo. A questo punto, lui cosa dice? Attenzione, ti metto su un asset di debug se la stringa è null o whitespace o empty. Ovviamente se questa è uguale a false non tiro sull'asset, io prendo questo temp e la cambio in null, ovviamente per forzare diciamo, l'errore. A questo punto cosa viene fatto? Viene alzata un'eccezione, se voi vedete nella finestra di output viene alzata l'intero call stack dell'eccezione, okay, e fra un po' dovrebbe comparire, eccola qua, compare la classica finestra di eccezione non gestita che mi dà esattamente tutto il call stack che ha prodotto la nuova. Attenzione, questo è un altro metodo, ovviamente io posso in questo caso fare l'abort, retry ignore, ovviamente per retry ritorno in debug. Questa è un'altra tecnica per debugare poi esattamente i problemi anche al di fuori di Visual Studio. Okay? In questo caso abbiamo visto anche questa funzionalità. Bene, bene. Asterichiamo, ovviamente ripartiamo e cambiamo contesto. Passiamo all'altro. Non tutti sanno che all'interno di Visual Studio noi abbiamo dei visualizzatori che sono specializzati a seconda del tipo di dato che vado a vedere. In questo caso io ho un data provider, una classe che mi crea ovviamente dei provider, dei tipi dati che mi interessano. Ovviamente non lo vedo perché devo uscire dal contesto del predicato, sono di pino linea lista. In questo caso cosa ho? Ho queste 1, 2, 3, 4, 5 proprietà che ovviamente queste 5 proprietà le utilizzo per far vedere i vari visualizzatori che sono disponibili out of the box da Visual Studio. Passiamo dal classico visualizzatore HTML, okay, in questo caso il visualizzatore HTML, quando Visual Studio vede che c'è un visualizzatore ad hoc, mette a fianco questa lentina e ovviamente in questo io posso andare a selezionare il suo visualizzatore e renderizzare la parte che gli interessa. In questo caso stiamo vedendo HTML piuttosto che un JSON, e in questo JSON, usando il visualizzatore opportuno, ovviamente vedo il JSON formato tree. Posso anche fare delle ricerche su questo JSON, quindi faccio 36, sto cercando dove compare in qualsiasi elemento il numero 36, lui mi ha filtrato, fra virgolette, tutti i nodi e sottonodi in cui compare questa espressione che sto cercando, fino ad arrivare al visualizzatore. Posso anche visualizzarlo in modalità testo.
Questo è il visualizzatore testo, posso vederlo in WordWrap oppure no, fino ad arrivare poi alla visualizzazione tabellare. Questo è un dato table dietro le quinte, c'è il suo visualizzatore se viene su. Ovviamente questo è l'effetto demo che va in, diciamo, in timeout, la visualizzazione ci riprovo ma va in timeout. Ok, è Visual Studio che ha avuto un errore, vi assicuro che funziona comunque. In questo punto abbiamo poi il visualizzatore il classico visualizzatore XML e con cui posso visualizzare il XML. Un'altra cosa che ritorna questo data provider è una lista, diciamo, di oggetti, è una lista di customer. In questo caso stiamo vedendo che faccio così, Shift F9, posso dire che questo account è così e vedo che mi fa già vedere code uguale a 0. Questo perché? Nelle ultime versioni di Visual Studio mi permette di fare una cosa di questo genere. Aggiungo un watch, e in questo watch io posso dire qual è la finestra che viene utilizzato per diciamo, la sua visualizzazione. Questo è possibile dalla versione 2019 Service Pack, dalla 16.5 se non ricordo male, oppure nella versione precedente io dovevo mettere questo attributo di debug. Se in questo attributo di debug metto che custom uguale code e first name e ricompilo. Diciamo, ricompilo il programma, vado a cambiare come Visual Studio mi visualizza poi in debug gli elementi. Andiamo a mettere un breakpoint magari. In questo caso faccio Shift F9, vado a vedermi i dati, dove vedete che mi ha permesso di mettere la visualizzazione del singolo elemento senza dover costringermi ad entrare nel singolo elemento per vedere il suo contenuto. Questo è disponibile su qualsiasi versione di Visual Studio, ma mi impone la decorazione della classe tramite questo attributo. Nell'ultima versione di Visual Studio, nell'ultimo diciamo, Service Pack di Visual Studio, ho una funzione in più che è quello che vi stavo facendo vedere, che è questa qua, che mi permette diciamo, di decidere a runtime senza modificare il codice qual è l'elemento su cui io voglio pinnare e vedere il suo contenuto. Non so se siete idea, magari ingrandisco in questo punto, vedete ho scelto che nella visualizzazione le voglio vedere first name, code ID, una volta che le ho pinnate, tutti gli elementi mi fanno vedere questo e senza toccare, tra virgolette, il codice, senza la necessità di fermare l'esecuzione e modificare il codice. Benissimo, altra cosa che forse non sapete è questa, io sono qua, ho visto, sto guardando questa, ma devo vedere il codice che c'è sotto. Il codice che c'è sotto è oscurato ovviamente dal data tips di debug. Premendo il tasto CTRL e freccia ovviamente diventa trasparente, vedete? Col CTRL io posso mettere trasparente il data tips e effettivamente vedere il contenuto del codice sorgente dietro le quinte senza perdere il punto dove sono.
Ovviamente sono piccolezze che però mi possono agevolare e rendere più produttivo. Ultimo, ma non ultimo, diciamo, visualizzatore che ho dietro le quinte è il DIS. Questa è una, diciamo, è una finestra WPF, quindi oltre ai visualizzatori HTML, JSON e quant'altro, ho anche un visualizzatore dedicato per la parte WPF. In questo caso, ho nel local, ho puntatore DIS, che è una finestra, io posso invocare questo visualizzatore WPF. In questo visualizzatore WPF mi fa vedere l'albero, ovviamente semplice perché è un programma molto semplice, una finestra con 8 pulsanti, mi fa vedere l'albero degli oggetti presenti nel XAML, punto sull'oggetto XAML, renderizza solamente l'oggetto e ho tutte le proprietà dell'oggetto stesso. Ovviamente in modalità read-only perché per la parte XAML il debug per la parte XAML ci sono degli strumenti ad hoc che si chiama live training in cui io posso a runtime andare a ispezionare direttamente sull'applicazione che sta girando l'oggetto XAML e cambiarlo al volo, okay? Cambiargli gli attributi al volo, ma è, diciamo, un tool che non faremo ora ovviamente a vedere per mancanza di tempo. Bene, altra cosa che vi consiglio di utilizzare è questo. In questo caso io sto utilizzando una variabile, un object A che viene poi ripassato B che viene poi ripassato C. In questo caso se io vado dentro, ovviamente sono questi, se io vado dentro di qua vedete che io non vedo più, sono dentro predicato, non vedo più la variabile A, la variabile B, la variabile C, perché ovviamente è andato out of scope. Questo si può tranquillamente si può bypassare questo, diciamo, questo comportamento, o meglio, posso chiedere al Visual Studio di tenere tracciato la variabile anche quando la variabile è out of scope o sono all'interno di un altro metodo. Facendo cosa? Facendo una cosa di questo genere. Io vado sulla variabile stessa, sulla variabile A e uso il make object ID. Questa cosa fa praticamente pinna l'oggetto, okay, mettendo diciamo, un attributo $1 e mi permette di vedere il contenuto della variabile A anche quando sono fuori dallo scopo di visibilità della variabile A. Questo è fondamentale quando io sto debuggando, sto cercando un problema di una variabile che viene sovrascritta o toccata in un punto non specifico del programma e sto cercando qual è questo punto. Sto debuggando una funzione e posso accorgermi che se nella funzione stessa, uno dei metodi chiamati da questa funzione, se la variabile che è ovviamente out of scope viene toccata, perché io posso passare referenza, 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 come in questo caso A, B e C, vedete che tutte e tre puntano sempre a $1. In questo caso, se io ritorno fino a qua, sono, fra virgolette, uscito dallo scopo di visibilità della variabile A. Infatti, non mi fa più vedere la variabile A, ma continuo a vedere il $1. Attenzione che questo ha un side effect da tenere in considerazione: altera il life scope della variabile, quindi il garbage collector non distrugge la variabile A finché è pinnata, quindi quando io ritorno di qua io posso depinnarla con la funzione delete object id. Però questa è fondamentale, è una funzione fondamentale secondo me per tracciare i cambiamenti di una variabile quando questa variabile non è visibile perché ho cambiato scopo del programma. Okay? In questo caso ho cancellato l'object ID e quindi sono ritornato nella situazione normale. E sto guardando il tempo che sta passando molto molto velocemente. Altra cosa che posso fare è posso usare i data tips. Non so se conoscete i data tips, è la possibilità, diciamo, di pinnare il valore della variabile A qua, oppure fare una cosa di questo genere, mi metto
diciamo, in questo caso faccio self-make statement, sempre self-make statement, torno dentro a predicato e voglio pinare il valore della variabile TMP perché voglio tenerla sott'occhio, non voglio mettermi una watch e ma voglio tranquillamente metterla qua. A questo punto cosa viene fatto? Vedete che è cambiata, posso fare, diciamo, aggiungere altre variabili oppure posso dei commenti. Mettere dei commenti, attenzione con il valore 1, il programma, fallisce. Ok, e posso mettermi questi commenti e sì, no, l'italiano è mai perfetto. Posso mettermi, diciamo, posso pinnare uno o più variabili, posso mettermi nei commenti, posso modificare anche il valore della variabile e soprattutto posso esportare il, diciamo, i data tips verso un collega. Posso dire: guarda, io ho debuggato il programma o ti ho messo anche delle note all'interno del debug, guarda le variabili che ti ho pinnato e guarda i commenti che ti ho pinnato. Ovviamente come posso farlo? Posso farlo con delle funzionalità che sono all'interno della finestra di debug, con export data tips o import data tips. Ovviamente se io fermo il programma i data tips non scompaiono, okay, ma vengono segnalati, diciamo, da quella funzione qua in cui mi sta dicendo: guarda che in questo punto hai inserito un data tips. Okay? Bene, molto molto velocemente passiamo ai breakpoint. Allora, tutti noi mettiamo dentro dei breakpoint e tutti noi tipicamente cosa facciamo? Mettiamo giù il breakpoint e poco altro. Attenzione che i breakpoint possono essere condizionati e possono essere di diverso tipo. In questo caso ho dei breakpoint, vedete che cambia anche la forma a seconda del tipo di breakpoint. Se io passo con il mouse sopra il, diciamo, il breakpoint stesso, mi viene, fra virgolette, mi viene visualizzato un menu formato da questi due pallini. Questo attiva e disattiva il breakpoint e questo mi permette di impostare il breakpoint. In questo caso abbiamo un breakpoint che scatta solamente se questa condizione è vera e nel frattempo questo breakpoint mi mette anche questo messaggio all'interno della finestra di output. Allora, sostanzialmente le due funzionalità sono veramente importanti. Uno perché mi permette di fermarmi in debug solo esclusivamente se ho una condizione, se è una condizione vera, oppure se sono passato 50 volte, se diciamo il for è girato per 50 volte, se è stato colpito 50 volte. Attenzione, consiglio personale che vi do: se dovete fermarvi dopo 10 volte che ha girato il ciclo for, non mettete la condizione sulla variabile i, ma utilizzate l'hit count, è drasticamente più veloce. Questo perché? Perché per valutare il breakpoint, ogni volta che viene eseguito il ciclo for, il Visual Studio deve andare a vedere il debug, andare a vedere il valore della variabile e andare a vedere se la condizione è, se la condizione è vera per potersi fermare. E questo ha un costo che è decisamente diverso rispetto a contare quante volte è stato, diciamo, colpito il breakpoint stesso. Posso farmi delle condizioni, ma non solo sulle variabili, posso anche avere condizioni sul tipo macchina, sul metodo, su cose di questo genere, oppure in questo caso molto utilizzato è questo qua. Se andiamo nello settings, io voglio tracciare il valore di B e il valore di count e voglio vedere che funzione sono. Questo copy scenario in cui ho la necessità di tracciare o di logare un pezzo del codice, sono in debug, ci ho messo qualche
decine di minuti, per non dire un'ora, a trovare il punto specifico in cui si verifica il problema, però dovrai avere qualche informazione in più e dovrai inserire una funzionalità di log. Ovviamente questa funzionalità di log nell'uso comune cosa dovremmo fare? Dovremmo fermare il programma, alterare il codice sorgente, produrre il log e far ripartire il programma. Visual Studio mi dà la mano, io posso mettere dentro un breakpoint di tipo action e in questa action posso dirgli guarda che, magari ingrandisco, che in questa finestra, nella finestra di output, metti fuori questo B uguale aperta graffa, B chiusa graffa, è la variabile B di questo ciclo e via di seguito, fino ad arrivare a dollaro function che sono praticamente dei metodi che sono a disposizione. Se io vado a vedermi le info dovrebbe darmi anche una lista, scusate, e ho finito il tempo. Mi dà anche la lista di quello che posso avere, quindi posso avere address, call, callstack, file pause, function, PID e via di seguito. Ok? Bene, io avrei finito il tempo, possiamo passare alle domande? Ovviamente non ho finito i punti, ma vorrei chiedere al supporto se ci sono delle domande dagli ascoltatori. Grazie Mirko per la sessione molto interessante. Guarda, ci sono solo due domande, quindi se vuoi Sì? andare anche 5 minuti puoi andare. Ah, posso andare avanti ancora? Ok, Sì, altri 2 o 3 minuti puoi benissimo. andare, dai. Benissimo, benissimo. Allora, oltre a questo, altra cosa che mi sento di porre l'attenzione, se mi date altri 5 minuti, è una cosa di questo tipo. Lancio questo. C'è stato un errore che viene catturato in questo frangente. O meglio, facciamo una cosa di questo genere. Facciamo che asterischiamo il try catch e nel catch non facciamo nulla. Quindi alziamo su un'eccezione contro il KC. Ok? Faccio un F5. O meglio, non uso questo, ma uso l'altro. Scusate, l'altro demo, l'altro punto che è questo. Cosa è successo in questo punto? Allora, questo è un caso molto, 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 molto tipico. Nel mio programma non funziona, non vedo nessun errore. L'unico accorgimento che ho, vedo che vedo nella finestra di output che è passata un'eccezione che c'è stata una web exception all'interno del mio programma. Quindi, come posso catturare questa eccezione? Come faccio a capire, soprattutto se il codice non è mio, dove succede quell'eccezione? Allora, Visual Studio ci viene in aiuto con la gestione delle eccezioni. All'interno del menu debug e nel sottomenu Windows abbiamo l'exception settings. Queste exception settings mi permettono di impostare quali sono le eccezioni che Visual Studio si mette in ascolto e quali sono le eccezioni che posso catturare. Per default, ovviamente, Visual Studio cattura quelle comuni del runtime, non le cattura tutte. In questo caso, cosa dico? Bene, caro Visual Studio, cattura tutte le eccezioni. Okay. Catturami tutte, io non so né leggere e scrivere, ma voglio capire esattamente dov'è il punto in cui succede quel particolare errore. Ovviamente se io lancio error sync, puff, Visual Studio mi porta esattamente nel punto in cui è stata generata l'eccezione. In questo caso vedo che ovviamente il fatto che non vedevo l'eccezione è perché l'eccezione non veniva catturata, ma veniva nascosta. A questo punto io vado, ovviamente, questo è voluto perché sto cercando di fare il get di un sito che non esiste, ovviamente, per generare l'errore. E in questo punto, con questo strumento, Visual Studio mi porta esattamente nel punto in cui viene generata l'eccezione. A questo punto cosa posso fare? Posso modificare il codice, posso fare quello che voglio, ma mi ha praticamente tagliato di netto i tempi di discovery del problema stesso.
Quando ho finito ovviamente di sistemare il problema, ritorno nella mia finestra di gestione eccezioni, disattivo le eccezioni e la imposto come, diciamo, nella modalità di eccezione comune. Attenzione che questo funziona sia nella parte .NET, sia poi nella parte nativa, e sia nella parte JavaScript, praticamente funziona in qualsiasi diciamo in qualsiasi framework, perché Visual Studio ovviamente può gestire ovviamente gli errori per questi, diciamo, per questi framework che sono sottoelencati. Ok, altra cosa di interessante sono le operazioni, gli strumenti che mi sono dati a disposizione per la programmazione asincrona, soprattutto con la parte di gestione dei task. Visual Studio è molto molto raffinato su questo punto e ho degli strumenti che sono basilari quando vado fisicamente ad avere necessità di gestire problemi in concorrenza sia di thread sia di task. Su questo Visual Studio ha degli strumenti ad hoc, che sono ovviamente la parte di gestione di thread, che in questo caso mi fa vedere tutti i thread che sono attivi. Io posso saltare da un codice all'altro di thread. Su questi thread cosa posso fare? Posso selezionare, fare lo switch del thread, oppure posso anche selezionare, se frizzare un thread, con meno contestuale. Questo cosa mi permette? Mi permette di simulare tutti quei casi di race condition o di accesso concorrente, nella tipica programmazione multithread. In questo caso invece vorrei farvi vedere la parte relativa ai task. Visual Studio mi dà la possibilità di avere una visualizzazione poi dei task che sono in esecuzione, con uno strumento ad hoc, che in questo caso è questo qua. Se io passo nella visualizzazione a task o a thread, devo andare fino qua dentro, però devo andare fino qua, ok, devo andare nella modalità task, nella modalità thread. Cosa mi fa? Mi fa vedere, attenzione che nel tuo codice ho questi task, questi thread in cui ho questi task che stanno girando. La cosa, oltre alla parte di visualizzazione grafica esposta da questo tools, la cosa carina che è stata introdotta, dalla versione 2015 è questa: la possibilità di vedere il parallel watch. Il parallel watch cosa mi permette? Mi permette di vedere, ad esempio, candidate o la funzione candidate, si chiama candidate. Sui vari task, vedete, io ho quattro task inattivi. Vedete, magari una parola grossa se non ingrandisco. Ho quattro task attivi su quattro thread diversi. Non è detto che il task funzioni su un thread diverso, e queste sono effettivamente le variabili che ho all'interno di ogni task parallelo. Perché c'è un task parallelo? Perché ovviamente il codice cosa va a fare? Praticamente va, che è questo qua, crea un range da 2 a 1000, e utilizzando la parte, la TPL, la task parallel library di link, dice: scorri questo array in modo parallelo e seleziona, va bene, l'elemento che viene fittato dalla funzione isPrime. La funzione isPrime ovviamente tira fuori i numeri primi. Ok? Attenzione che in questo caso io ho quattro task, e se io clicco anche sui singoli task, switcho, faccio lo switch di contesto del singolo task. Ok? Altra cosa fondamentale che non vi ho fatto vedere è l'immediate windows. In questo caso, nell'immediate windows, ho una finestra che ha praticamente, è come un portellino svizzero, mi permette di fare praticamente qualsiasi cosa. Posso dire: attenzione, stampami il valore di J. Okay. E in questo caso mi ha stampato il valore 3. Oppure, un attimo che fermo perché la finestra si è impallata. Un secondo solo, che arrivo. F5. Sempre su Prime.
Ok, lui ha fatto la lettura di cose e ci siamo qua. Oppure posso dire in questa finestra, attenzione, stringa, posso anche andare a fare e a invocare, sono, attenzione, sono all'interno di un metodo, sono in questo post-stack, okay, quindi ho fatto questo post-stack dall'anonimo, sono dentro is prime di quale. Di quale task, questo task, se io lo cambio ovviamente costai, costecca non cambia ma cambia riferimento di dov'è. Altra cosa che non vi ho detto su questo è che io posso personalizzare nel costecca, posso anche personalizzare cosa vedere, se vedere i nomi dei moduli, i parametri, tipo di parametri, nome dei parametri, valori dei parametri, posso vedere solamente il mio codice, come in questo caso, oppure posso vedere anche l'external code. L'external code, ovviamente se io seleziono l'external code, mi fa vedere tutto il codice che c'è dietro le quinte che mi ha portato ovviamente a quel punto, ovviamente anche le finestre dei parallel task e dei thread vengono ovviamente modificate a seconda della visualizzazione che gli ho chiesto, quindi ritorno indietro per una visualizzazione un po' più lineare. Quello che volevo farvi vedere è che nell'immediate window sono all'interno di un debug, sono all'interno di questo costecchio, ma io voglio ad esempio, mi sono dimenticato di chiamare questa funzione string utility. Utility o string, non mi ricordo più come si chiama, ecco qua, reverse string, scusate, reverse string, l'IntelliSense mi viene in aiuto e posso, posso chiedere di invocare questo metodo e soprattutto di andare in debug, allora sono in debug di qua. Il codice dovrebbe continuare a questo punto. Nell'immediate window cosa faccio? Chiedo l'invocazione di questo metodo. E magari se metto anche un breakpoint, breakpoint c'era. Un attimo solo. Ok, non me lo fa, non me lo fa perché perché devo essere fermo qua, devo essere fermo qua. Allora, Mirko, faccio sì? no, perdonami, ma stiamo andando un po' lunghi con i tempi, se Ok, mi non riusciamo a fermo. rispondere. Mi fermo, mi Mi fermo. dispiace perché guarda, io non ti ho fermato perché questa parte sul debug dei thread, eccetera, veramente interessava a me personalmente, quindi non ti ho interrotto per quello perché è davvero molto interessante. Ho visto adesso il messaggio, scusami, ma quando parto No, perdo la cognizione figurati, del tempo. figurati. Ok, Senti, dimmi, ho ditemi. approfittato del problema così. Senti, vado un attimo sulle domande, te le Sì? faccio, non faccio in tempo a scriverle tutte, però te le dico a voce. Allora, Ok. alcune sono sul debugger e mi hanno chiesto in particolare se è accessibile, cioè avviato in questo modo. Ora, in questo modo non so bene a cosa si riferiva, perché chiaramente nel momento in cui l'ha fatto, se Sì. funziona anche su un server remoto. Allora, E per server. aspetta, finisco sempre sul debugger, c'era un'altra domanda che era. Se tutte le funzioni del debugger sono accessibili tramite live share o ci sono delle limitazioni? E l'ultima cosa, se queste cose del debugger valgono anche per .NET Core. Allora, cerco di rispondere. La tematica del remoto debug è una tematica molto, diciamo, molto sentita. Quello che ho fatto vedere prima, in cui il debug si ferma con quant'altro, no, non funziona in remoto, ma per fare il remoto debug ovviamente ti servono Visual Studio da dei tools da installare sulla macchina in cui, il classico caso è la macchina del cliente, in cui sulla macchina del cliente si verifica il problema e ovviamente in laboratorio, diciamo, o da noi non si verifica il problema e quindi dovresti andare a debuggare sulla macchina del cliente. Ovviamente sulla macchina del cliente non puoi installare Visual Studio perché sono altri l'environment in cui gira il programma. Visual Studio dà nei tools che si possono scaricare in modo gratuito il cosiddetto remoto debug. Il remoto debug è un setupino che va installato sulla macchina del cliente o la macchina in cui vuoi fare il debug remoto. Questa cosa mi permette, ovviamente, mi permette di debuggare l'applicazione come se fosse in locale.
C'è una tecnica abbastanza documentata, ci sono un po' di restrizioni se all'interno del tuo codice gestisci il codice nativo. Se tu gestisci il codice nativo devi autenticarti con lo stesso utente nelle due macchine, insomma ci sono un po' di restrizioni, dipende che tipo di debugger, su cosa vai a fare il debugger. Sulla parte .NET è molto molto semplice, basta installare Storm Motor Debug e attivarlo e avere l'accesso alla macchina. Attenzione, ce ne sono delle porte TCP da aprire, ovviamente se c'è un firewall di mezzo va gestito, ma sono documentate. La cosa che è fondamentale è che se tu vuoi fare il debugger remoto assieme al programma devi avere esattamente gli stessi PDB, che sono il program database, che vengono generati al lato della compilazione. Cosa intendo? Intendo che tu se vuoi debuggare remoto devi copiare oltre all'applicativo anche i PDB che ti hanno portato, che sono stati generati durante la compilazione. E questa è la prima domanda. La seconda, scusami, qual era? No, l'altra era sul live share, c'era cioè il Ah, debug. live share non fa tutto. Live share mi permette di condividere diciamo, il codice e quant'altro, ma non mi condivide tutte le finestre di Visual Studio. Attenzione che live share è molto più avanti su Visual Studio Code rispetto a Visual Studio. Diciamo che prima implementano le nuove funzionalità dentro Visual Studio Code e poi portano le funzionalità all'interno di Visual Studio normale. No, non fa tutto e la Live Share mi permette di fare ovviamente di scrivere a quattro mani, di debuggare a quattro mani, ma non ho tutta la potenzialità che ho come se fossi diciamo, sulla macchina stessa con Visual Perfetto, perfetto, Studio. grazie. E invece su Ok? .NET Core? Su .NET Core tutto quello che avete visto è funzionante. Perfetto. Allora, ti faccio un'altra domanda, vediamo un po' se. Invece sul debug delle query link è Sì. possibile direttamente o solo con componenti esterni? Allora, il link è una delle, diciamo, delle diatribe che ritorna sempre. Allora, il debugger di link ovviamente è stato potenziato. Quello che non ho detto prima, all'interno dell'immediate Windows io posso scrivere anche query link e provare anche le query link e debuggare le query link. Okay. Ovviamente ci sono tools esterni come OZDebug, tanto per fare un nome piuttosto che altri tools che fanno molto molto di più. Okay. Va bene, e l'ultima domanda Sì. invece, come apro WPF Visualizer su una Windows o Ctrl WPF posso cliccare e sapere dov'è nel codice XAML? Cosa, scusa, come apro un WPF Visualizer? WPF Visualizer. Se WPF Visualizer, ovviamente tu devi avere, io l'ho fatto precedentemente durante la demo, sono all'interno diciamo, del mio debugger, sono all'interno di Visual Studio. Nelle watch ho la finestra o il puntatore, il reference alla finestra WPF, su questo posso istanziare il visualizer di WPF. Però attenzione, se avete problemi con WPF, che è diciamo, un altro degli strumenti che sono a disposizione, sulle option, se voi andate dentro Visual Studio e cercate UI debug, eccolo qua, nella sezione Debug General ci sono degli strumenti ad hoc che si chiamano Enable UI Debugging Tools for XAML. Io ovviamente attivo o disattivo i pezzi che mi servono perché ovviamente Visual Studio è molto molto più performante nella partenza nel debug se ho attivo solamente gli strumenti che mi servono. Okay? Se io attivo questo strumento, scusate, faccio partire il programma con quel flag attivo e lo faccio partire, ecco qua. Vedete che è comparso questo all'interno sopra la finestra di, diciamo, la mia finestra. Dall'ultimo service pack di Visual Studio posso fare anche l'autoload diciamo, del XAML. Cosa significa? Significa che io vado su XAML qua, ok? E vado sulla mia finestra e gli dico che questo è demo. Scusate, no, 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 sto facendo, no, volevo rimpicciolire la finestra. Questa è la mia finestrina. Sono dentro, chiudo un po' di finestre.
sono qua dentro, questa è la mia finestra, ho scritto demo e scrivo demo 1. Ok, 2, vedete che fa l'autoreload senza fermare l'esecuzione. La cosa che invece volevo farvi vedere era questa. Questa è l'autoreload che hanno appena inserito, ma la cosa che cambia veramente la vita è Live Visual 3 mi permette di andare a ispezionare, tra virgolette, l'albero così e mi porta esattamente nel punto dove sono e tramite quella e l'altra finestra che sono Live Property Explorer io posso cambiare anche gli attributi, c'è Error, Sync e via, vedete che ha cambiato questo, oppure posso dirgli guarda che non è 75 ma è 300 e mi cambia al volo le proprietà. Questo cambia completamente l'experience poi di utilizzo delle parti WPF. Attenzione che questo va sia WPF sia nella parte Universal Windows Platform, quindi UAP è supportato anche, gli strumenti sono diciamo in tutti e due gli ambienti abilitati. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, perfetto, grazie mille. Niente, allora io ti ringrazio per la sessione, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e vi ricordo che la sessione ha lo stesso indirizzo, potete anche tornare, cioè metterla in pausa, tornare indietro, ma anche rivederla nei prossimi giorni sempre allo stesso indirizzo perché rimarrà disponibile per un po' di tempo. Grazie a tutti, grazie Mirko e buona giornata a tutti. E grazie a voi per la partecipazione e buona continuazione a tutti.